Buonasera ragazzi, welcome back. Siamo in live, come al solito, con le mie classiche paure tremende che tutto vada storto perché sto così con i miei 500 kilobit al secondo satellitare con 3000 di ping. Proprio il tipo di supporto tecnico che adoro avere nel mio lavoro. Buonasera, benvenuto Zanomate, benvenuti a tutti comunque a priori per la serata. Grazie di essere qui. C'è da continuare. Allora, prendiamo il possesso del nostro sistema di controllo, perfetto. Stavo registrando lo spirito dell'esperto 2 e vi devo ammettere che per un istante ho pensato di avere un incontro casuale. Sono completamente andato oggi. Grazie, Francesco. Allora, forza e coraggio. Oggi succederanno cose interessanti. Oggi avremo una delle parti più importanti di Metal Gear Solid e che diventeranno conseguenzialmente importanti nella Metal Gear saga, perlomeno come concept. Quindi chi non conosce la saga, chi sta vivendo o giocando Metal Gear Solid per la prima volta, ed è una cosa che a me affascina tremendamente come concetto, vi assicuro che mi affascina da morire. Coloro i quali di voi non hanno giocato e non conoscono Metal Gear Solid, lo stanno vivendo con me. Mi intrigano. Mi intrigano da morire. Oh sì, devo abbassare l'audio di gioco. Perfetto, perdonatemi. Ok. Grazie Federico. Fantastico. Eccezionale. Allora. Fellow Warriors. Abbiamo ottenuto. Aspettate che riprendo il controllo qui. Eccoci qua. Buffo, benvenuto. Grazie del dono. Prima persona. E vediamo un po'. Eccoci qua. Fucile di precisione. PSG1. Allora, appunto, per chi non conosce la Metal Gear Saga, men che mai, sequel, appunto, visto che stiamo giocando il primo. Mi affascina da morire sapere che porca puttana che paura è giù. È vero, è vero. Grazie Mike! Omonimo, che paura, boia che ho avuto. Devo un attimino entrare nel mood. Devo un attimino entrare nel mood. Anche perché effettivamente guardate che meraviglie. Sono aumentate moltissimo le mine. È vero, c'è il trappolone qui. C'è il trappolone. E la difficoltà nascosta nel tornare. Dalla nostra cecchina, diciamo, è molto interessante perché, come potete constatare, sono state aggiunte anche delle telecamere con un campo di visione pazzesco. Ora, però, in realtà, piuttosto che questa sciocchezza di difficoltà, che è molto semplice da evadere, diciamo, ci tenevo a discutere nei confronti di quello che è effettivamente anche a livello emotivo il vivere la saga, cosa che ho intenzione di farvi fare al meglio, capitolo dopo capitolo, anche attraverso, appunto. Le reazioni sono congelate. Scongelare, sciogliere prima di mangiare. Queste sono chicche di Metal Gear Solid che sono veramente speciali. Ma, ecco, perdonate. Nel mentre vedo che, ok, il numero di connessi sta apparendo piano piano. Nel mentre cerco di farvi capire quanto mi può essere di fascino sapere che alcuni di voi stanno vedendo questi momenti per la prima volta, contemporaneamente sono già a abbastanza curioso di sapere quando invece affronteremo l'argomento tortura che sta per arrivare nei prossimi capitoli, perché ve l'ho detto, è un'idea attualmente non ancora vista neanche nel primo capitolo, ma che diventerà non dico un trope, ma uno strumento narrativo ripetuto nella saga. E mi piace moltissimo l'idea. Comunque. Dun dun. Emilio, grazie di cuore. Frozen perché siamo stati tanto nel ghiaccio. Comunque. Oh no, il diazepam no. Ci serve la porta, la chiave, la nap. Wow, oh, 800 persone abbiamo appena cominciato.
Ditemi, c'è un ragazzo che mi ha fatto notare che il volume di gioco è ancora molto alto. Siete sicuri? Stiamo a 12 decibel sotto il normale, quindi penso che possa essere buono. Aumento un po' il microfono. Ok, dovrebbe soddisfarvi. Andiamo. Dunque, ragazzi, cosa stiamo facendo? Cosa stiamo per affrontare? Stiamo per affrontare il cecchino che ha abbattuto spietatamente Meryl. Quello che rappresenta questa boss fight è l'inizio di un percorso narrativo nei confronti di questa boss fight che non si concluderà con l'abbattere l'avversario, ma ne parleremo tempo al tempo, mentre questi violenti cacciatori ci danno la caccia. Io qua mi sa che ho toppato, esatto, ho stratoppato. Devo andare a destra. Non mordermi, non mordermi! No, non sta andando di merda la connessione, grazie al cielo. Non ho perso un fotogramma, mi sento abbastanza contento, anzi, del risultato ottenuto fino ad ora. Allora, ragazzi, siamo tornati... ma che disco 2 in arrivo? Ma che disco 2 in arrivo? Metà del disco 1 in arrivo. Ah, voglia! Allora... siamo pronti? Ora come ora dovrò concentrarmi, perché questa boss fight non è fra le migliori di Metal Gear Solid, non è a livello delle precedenti. Dovremo affrontare questo cecchino utilizzando il diazepam. Non è obbligatorio, aiuta tremendamente. Questo è un antiansiogeno, arresta temporaneamente i tremoli involontari dei muscoli. Quindi, ready? Affrontiamo la temibile cacciatrice. Tra l'altro... il battito del cuore, il tremolio delle mani. Questi dettagli in Metal Gear Solid erano eccezionali, cioè ti fa capire che in tutte le sue sezioni di gioco, anche nel gameplay situazionale e singolo come può essere il fucile da cecchino, è stata messa una cura eccezionale. Andiamo. Pronti. Come potete notare, Meryl non c'è più. Wow, sentite il volume di gioco? Ho sbirciato e sono stato colpito. Tra l'altro vedo che queste razioni non vogliono scongelarsi, eh? Mannaggia, ok. Pronti? Aia! Rischio di morire perché no, senza frazione. Senza, ho lasciato Snake a congelare le razioni e me ne pentirò tantissimo. Dai, su! Grazie, insalata. Ora cerco di abbattere la guerriera. Faccio cagare. Eccoci. La vedete il laser? Laser contro laser. Vediamo se riesco a sparare da qui. Ah, fantastico. Sì. Quanto è fastidioso. Vedete che Metal Gear Solid aveva molto da poter migliorare. Vi leggo ASAP, ragazzi, e donazioni incluse. Vi leggo assolutamente ASAP. Guardate che meraviglia. Vita o morte, eh? Eccezionale. Questa era Mailing. Sono così bravi a doppiare la morte. Ah, si erano scongelate? Sì, ecco, questa è una cosa che posso dire. Ho perso perché sono stata una gran pippa, ma effettivamente, a voler essere molto rigidi, mirare con il PSG1
È molto frustrante Metal Gear Solid 1. Molto frustrante, è poco intuitivo. No, scusate, non è poco intuitivo. È poco utilizzabile come meccanismo di gioco perché il comando non è preciso abbastanza. Muoversi utilizzando il PSG1 cambia fin troppo la mira, diciamo. E stare a carponi è frustrante da morire. Però adesso dovremo farcela. Pensate, senza il diazepam è un incubo, è fastidiosissimo. Senti, Wolf, falla finita. Dov'è? Aha. Il rinculo non c'è grazie al diazepam. È tutta strategia. Di gameplay, ovviamente. Metal Gear Solid è comunque un arcade, eh. Tutti i Metal Gear Solid sono arcade. Ok. Sconfitto un boss. Abbiamo effettivamente eliminato la cecchina. Controlliamo se c'è qualcosa di pericoloso. Vedete, senza diazepam. I topi. Poverini. Che chicche. Che chicche. Grazie, Volde. Lucariello, misera donazione, un par di ciufoli. Sono doni, sono supporto. Ed è incredibilmente importante. Grazie di cuore. Master, ho ucciso un topo. La prima legge del combattimento corpo a corpo è far fuori il nemico nel modo più rapido e pulito possibile, mantenendo libera una via di fuga. Master. Troppi hamburger. Il calmante usato da Wolf è diazepamina. Diazepamina? È una droga antiansiogena a base di benzodiazepamina con un potente... Dovrei essere tornato dopo il crash, vero? Siamo tutti qui, tutti operativi. Refreshate la pagina. F5 in massa, ragazzi. Nel mentre i ragazzi utilizzano le mie emote di scena disperata, grazie. Una cosa importante per tutti. Effettivamente la linea non sta andando male per i suoi 500 kilobit, è solo crashata. Quindi non dovrei sentirmi troppo preoccupato. Wolf ha sparato alla connessione. Ok. Otacon. Ragazzi. Interessante. Allora. Preparatevi a una chiamata molto interessante del codec. Preparatevi. Allora, ragazzi, parlo a coloro i quali non conoscono Metal Gear Solid. Farò particolare attenzione ai dialoghi. Scusate, farò particolare attenzione adesso alla linea per evitare che cada. Guardate che bella prospettiva. Guardate il fatto che sono renderizzati, animati e si vedono i topi. Allora, siete assolutamente pronti a vedere... Siete in procinto di, pronti alla parola sbagliata, siete in procinto di vedere una delle più belle chicche della storia della Metal Gear Saga. Snake, non ti sembra un buon momento per salvare la partita? È un bel pezzo che non salvi la partita, giusto? Che succede? Non sono sicura, ma ho una strana sensazione. Una strana sensazione? Qualcosa che hai mangiato? No, dico sul serio. Una sorta di presentimento.
Va bene. Ragazzi, il nostro primo salvataggio di Metal Gear Solid è prima... Non posso dirvelo. Prima di qualcosa. Mei Ling ci ha invitato a salvare la partita. Ha un presentimento. Rompe la quarta parete chiedendoci di salvare la partita. Snake è perplesso. Perché l'ho fatto? Snake, dipende tutto da te. E sta crashando di nuovo. Crasha di nuovo. Crasha, crasha, crasha. Allora. Provo ad abbassare l'output. Ok. Allora. Ho abbassato la velocità di upload ancora di più. Quindi ora siamo sotto il pixel. Ci tengo particolarmente a darvi un'introduzione importante a questa parte del gameplay. E non sarà la mia situazione tecnologica nella spazzatura del buco del culo di questo paese a cambiare l'importanza che voglio dare a questo setup, diciamo anche narrativo e di condivisione. Allora, intanto grazie Vold. Mei Ling ci ha chiesto di salvare. Ha avuto un presentimento. E ha letteralmente rotto la quarta parete per dirci: salva Snake, non hai mai salvato prima d'ora. Ed è vero, noi non abbiamo mai salvato prima d'ora nel nostro gameplay. E stiamo per affrontare una parte veramente speciale di quella che è l'esperienza di Metal Gear Solid. E un evento che non verrà, a dire il vero, ripetuto allo stesso modo nella saga. È un evento unico che in realtà a livello narrativo e di importanza dei personaggi, oltre a darci degli indizi come questo sangue, significa che in qualche modo Sniper Wolf è stata abbattuta dai nostri colpi, ma non è stata uccisa, è scappata. Ecco, ora la linea dovrebbe essere stabile perché ho abbassato veramente tanto la velocità di upload a un livello che preferisco neanche stare a citare. Abbiamo i nostri topi in primo piano. E io ve lo dico spesso, ragazzi. Sto affrontando molte sfide nella vita privata per cercare di riuscire a finalmente trasferirmi. Potrebbe non mancare molto. Vediamo come, ma vi faccio sapere. Vi terrò aggiornati per quanto concerne ciò che potrebbe seriamente sviluppare ed evolvere il mio lavoro. Ora, però... Bene. Fate attenzione. E fate attenzione specialmente a quello che dirà un certo personaggio. Non ti muovere! È difficile mancarti così da vicino. Metti giù la tua arma! Lentamente. Sei stato un idiota a venire qui. Stupido uomo. Un cecchino donna, eh? Non lo sai che 2/3 dei migliori assassini nel mondo sono donne? Vuoi morire ora? Oppure dopo la tua amichetta? Cosa preferisci? Morirò solo dopo averti ucciso. Ma davvero? Beh, almeno sei un tipo spiritoso. Io sono Sniper Wolf e uccido sempre la mia preda. E tu sei una preda speciale. Capisci?
Ho lasciato un mio segno su di te. Non lo dimenticherò. Riuscire a pensare a scene come questa, come lei che lo graffia, con questa definizione grafica, è una bella sfida. Bellissimo il fatto che lui non possa reagire, a differenza di quello che succede in Kingsnakes. Molto bello tutto questo. Viene catturato Solid Snake, purtroppo. Non ancora. Lo voglio vivo, vivo, vivo. Lasciatelo a me. Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della DARPA. Già, lui è il mio bersaglio. È solo mio. Bellissimo leggervi, è stupendo. Guardate. In prima persona, una cutscene in prima persona, la regia continua a evolvere, il modo in cui... Riesci a sentirmi, Solid Snake? È più resistente di quello che pensavo. Grazie, Lamar. Sai chi sono io? Ho sempre saputo che un giorno ci saremmo incontrati. Avremo occasione. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Quello che mi ha rubato tutto dalla nascita. Io sono quello al quale hai rubato tutte le cose importanti. E ora, dopo il sacrificio dei nostri fratelli, dopo 30 lunghi anni, finalmente io e te ci incontriamo. Il fratello di luce e il fratello d'ombra. Con questo blur sullo schermo, vedete, è fantastico. PS1, Ti serve anche questo DNA? PS1. Sì, ne voglio un campione mentre è ancora in vita. Dobbiamo correggere le mutazioni dei soldati genetici. Vuoi dire che allora saremo in grado di curarli? No, per questo dobbiamo mettere le mani sul DNA di Big Boss. Cominciano a uscire nomi nuovi, informazioni. Hanno già consentito le nostre richieste? Non ancora. Non cederanno. Sono tutti degli ipocriti, dal primo all'ultimo. Questa è la tua opinione di Kurda? Mettono sempre per prima la politica. È vero. È per questo che vogliono evitare una qualsiasi fuga di notizie sulla loro nuova preziosa arma nucleare. Capo, sembra che il nostro amico si sia svegliato. Ma guarda che bella rimpatriata. Non sei d'accordo, fratellino? Oppure dovrei dire fratellone? Ma non sono sicuro. Non che la cosa mi importi, comunque. È molto importante questa frase. Siamo i figli rimasti di Big Boss. Poi ne parliamo. Oh, sono io. Interrotto. Davvero? E che hanno detto? Oh, razza di idioti. Molto bene, Raven. Arrivo subito. Le nostre richieste non sono state accolte. Lanceremo il primo missile tra 10 ore, come programmato. Maledetti americani. Non te l'aspettavi, vero? C'è qualcosa di strano. Normalmente gli americani restano sempre seduti al tavolo delle trattative. Probabilmente credono di avere un asso nella manica. Dobbiamo lanciare quella bomba atomica e cavalcarla per entrare con lei nella storia. Devo occuparmi dei preparativi del lancio. Assumi tu il comando, Ocelot. Oh, Ocelot. Che fai? Resti a goderti lo spettacolo? No, non mi interessa. È tempo di dare da mangiare ai bambini. Santo cielo. Non ti serve la diazepamina adesso. Allora preferisci i tuoi lupi al mio show, eh? Ocelot, non combinare guai come con Anderson. Certo. Quello è stato un incidente. Non pensavo che uno scribacchino come lui fosse così resistente. Beh, le sue difese mentali erano state fortificate con una terapia ipnotica. Capo, che mi dici di quel ninja? Ha ucciso 12 soldati, chiunque sia è completamente pazzo. Quanto c'è da dire? Quando mi ha staccato una mano, come ha fatto ad arrivare qua? Quanto c'è da dire? Forse tra noi c'è una spia. Mantis è morto. Dobbiamo ancora scoprire che cosa ha ucciso Baker e Octopus. Siamo a corto di uomini. Per cui vedi di sbrigarti con questa tortura. Tortura? Questo è un interrogatorio. Chiamalo come preferisci. Ci vediamo, fratellino.
Hanno torturato a morte il direttore della DARPA, ma ci è morto davanti agli occhi. Guardate, scene erotiche, la no? Maliziose. Di questo mondo. Per farti capire la femme fatale che è Sniper Wolf. Bellezza. Non spaventarsi dei limiti tecnici per dare un messaggio, una è fantastico. Una volta che ha scelto una preda, non riesce a pensare a nient'altro. A volte si innamora persino prima di ammazzarla. Finalmente siamo soli. Come ti senti? Non male. Ho fatto un bel pisolino su questo letto girevole. Peccato che lo abbia fatto da solo. Sono felice di sentirlo, ma sai, questo non è un semplice letto. Ora ti farò vedere alcune sue interessanti caratteristiche. Immedesimatevi. Ne parliamo dopo. Non preoccuparti, sono tutte qui. Washington ha corso un bel rischio mandandoti qui. Ci deve essere qualcuno che si fida ciecamente di te. Vero, caro il mio portatore? Caro il mio portatore. Allora, che design, tra l'altro. È armato con un nuovo tipo di testata nucleare. Perché non chiede a Campbell di raccontarti tutta la storia? Il colonnello? Già che ci siamo, il presidente Baker ti ha dato un disco ottico, giusto? E se così fosse? Si tratta dell'unico disco, non ci sono altri dati. Che cosa vuoi dire? Non ci sono altre copie? Se non ci sono, siamo a posto. Meryl sta bene? Non è ancora morta. Probabilmente Wolf si sentiva generosa, ma se vuoi farla stare meglio, farei bene a rispondere immediatamente alle mie domande. Avevi con te una scheda chiave. Dove sono le altre due? Qual è il trucco che c'è dietro alla scheda? Trucco? Quella vipera di un presidente ha detto che c'è qualche trucco per usare la scheda. Io non lo conosco di certo. Ho capito. Nessun problema. Ora giocheremo, Snake. Giocheremo a scoprire che uomo sei veramente. Quando il dolore diventa insopportabile, tu arrenditi e finirai immediatamente. Ma se lo farai, la vita della ragazza sarà mia. Fate attenzione, poi parliamo di tutto. Se il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. E non provare nemmeno con l'autofire. Me ne accorgerei. Bellissimo. Okay, ragazzi, il cioè, tuo corpo top. Sarà attraversato da una corrente elettrica ad alto voltaggio. Sai, se dura poco, non ti uccide. Dobbiamo parlare di tante sei cose. Sei un duro, Snake, eh? Ma ho delle brutte notizie per te. Non sei un prigioniero di guerra. Sei un ostaggio. Non c'è la convenzione di Ginevra. Nessuno ti verrà a salvare. Comincia a sentire un po' di paura, eh? Bene, è normale. È il top, è il top. Ok, cominciamo. L'autofire sono i tasti automatici, il turbo dei controller non okay, ufficiali. Ok, andiamo. Oh, ragazze. Ora. Poi ne parliamo. Adesso resistiamo alla tortura. È uno scherzo per uno come me, però insomma. Ma sta funzionando il controller? Ehi, il controller, cerchio, no? Ti è piaciuta questa, eh? Perché non lo so? Vuoi che continui? Sì che voglio che continui, non c'è alcun problema per me, ma dammi il controllo. Cioè, sto vibrando, ragazzo. Come mai non funziona? Cos'ha il controller che non va? Fatemi provare a far ricaricare la partita e vedere se il combattimento... Avete visto che non reagiva? Mi spiace, capo. Che meraviglia, che meraviglia. Ah, vedete? Non mi fa uscire... Non mi fa uscire dal... Come mai il controller ha smesso di percepire i comandi? Che succede? Ok, ce l'ho fatta. Avevo selezionato la cosa. Shh. Allora me ne approfitto? Me ne approfitto? Chiacchieriamo un pochino? Tanto i filmati si saltano, non è un problema, abbiamo salvato. Sotto sotto sono contento di avervelo mostrato. Avete visto che non c'era il continua? Non c'era il continua. Allora, volevo farlo nella prigione. Ve lo faccio qui. Un brevissimo discorso, velocissimo, perché ci sarà molto da parlare. Per dare... Ah, ecco, grande... Che culo quando le cose che vanno male in realtà portano una buona notizia. Vedete, quando si carica la partita,
qualora ci sia bisogno, e vale anche per la storia di Metal Gear e Metal Gear 2, è possibile avere ogni volta un riassunto di quello che accade. Per impedire il lancio bisogna disattivare bla bla bla, Fox Sound, Sniper Wolf, se Snake si dirige a nord cercando gli indizi sulla sorte di Meryl. Cioè, è fantastico. Il discorso non ci sono crediti per continuare, amico, no? Che poi Liquid è anche doppiato molto meglio degli altri personaggi insieme a Snake. Però, se si usava l'autofire non succedeva niente. Ma è una minaccia molto importante. Vi spiego il motivo, ragazzi. È un concetto che supera il livello medio di qualunque videogioco uscito all'epoca. È qualcosa che mi fa venire la pelle d'oca, che purtroppo a 500 kilobit al secondo, col cazzo che vedremo, e non, ragazzi, veramente imprecare il minimo. Odio questa mia situazione, me la porto dietro da quando sono nato, da quando ho memoria. Che schifo. Però, ed è migliorata drasticamente rispetto al passato. Ecco, in realtà ti minaccia di farti perdere il salvataggio, o meglio, di farti perdere la partita. Se non hai salvato, sei veramente fottuto, non ci sono cazzi, sei fottuto veramente, perché è l'unico modo che un game designer aveva, ed è stato un genio a farlo, è stato veramente un genio, è una cosa moderna anche oggi, ti fa percepire il pericolo di una vera tortura. Non puoi ricaricare la partita, perché se non l'hai salvata, cioè non puoi continuare se perdi. Hai veramente la scelta di arrenderti. Hai veramente la possibilità di abbandonare Meryl al suo destino. Hai la possibilità di cedere a una tortura in un contesto di game design che ti coinvolge personalmente come videogiocatore, perché mette in dubbio il tuo salvataggio. Se non fosse stato praticamente anti-consumer, io avrei fatto sì di cancellarti un salvataggio salvato. Non puoi, è la morte, no? Ma già così funziona. È un non abuso nei confronti del giocatore, ma di game design è eccezionalmente bella come idea. Ora, prima che io lo faccia, volevo dirvelo nella prigione, ve lo dico adesso. Molti hanno difficoltà a resistere alla tortura. E non farò la battuta che chiunque abbia utilizzato il supporto di Final Fantasy VIII può resistergli senza problemi. Ragazzi, il supporto di Final Fantasy VIII è uno scherzo rispetto a quello che è la tortura a European Extreme di Metal Gear Solid 2. E io l'ho fatto. Io l'ho fatto. Non ho mai provato così tanto dolore in un videogioco fisico in tutta la mia vita. E l'Extreme di questo Metal Gear Solid è uno scherzo rispetto a quello che è l'European Extreme della tortura di un certo personaggio nei confronti di un altro certo personaggio in Metal Gear Solid 2 European Extreme. Quindi, per favore, non commentate nel dire «Oh no, Mike non ce la farà, ora vedrai che c'è una bella sfida». Non voglio né ingigantire la sfida né farmi sentire un figo da nessuno di voi. È una cazzata. Cioè, resistere a questa tortura è veramente una cazzata per un giocatore grande che comunque ha affrontato certe cose. È veramente, veramente facile. Da ragazzo no. Da ragazzo no. Da ragazzo mi ricordo che fu una vera sfida. Fu molto difficile per me. Mi ricordo che il mio polso tremava, ero ancora alle prime armi. Adesso è veramente una sciocchezza, e chiunque. Che significa European Extreme? Ne parliamo durante Metal Gear Solid 2, ok? Ora, non ti muovere. Magari ne parliamo dopo la live, ma insomma. E comunque, occhio agli spoiler, ragazzi. State buonini. State buonini. Non uccidetelo, non ancora. Lo voglio via. Appena arriviamo alla prima persona, possiamo saltare anche questo filmato. Cerca di non combinare. C'è da dire che effettivamente la tortura European Extreme, quindi II, che tra l'altro è un bel gioco di parole in Metal Gear Solid 2, II, allora, quello che accade a videogiocatori che hanno vissuto l'epoca PS1 e PS2, comunque, è che riusciamo, per abitudine, qualcosa che può fare chiunque anche oggi, ma noi ne abbiamo avuto bisogno, riusciamo ad avere un tremore muscolare, siamo abituati, cioè, non sentiamo nulla. Cioè, guardate gli HP. Cioè, ragazzi, non scenderò dal massimo. Ti è piaciuto? È uno scherzo, eh? Cioè, tranquilli, proprio. Vuoi che continui? Sono superiore a Ocelot qui. Mi fa una pippa Ocelot. Poraccio Adamska. C'ha la sciasca. Vi faccio anche vedere il controller. Cioè, non c'ha speranze. Non ha speranze. Hai abbastanza. Non abbiamo ancora finito. Non abbiamo ancora finito. Non ho io finito con te. Pompa quei puscoli pazzi, Snake! Poraccio.
poraccio. Stai bene, possiamo continuare. Riesci a sopportarne ancora? Oh, Ocelot. Con chi credi di avere a che fare? Guarda che non riesci neanche a togliermi più di una barra di vita. Cioè, neanche un colpo, Ocelot. Ma non ti vergogni della tua mediocrità? Sei un pessimo torturatore. Hai una bella resistenza. Beh, credo che per ora possa bastare. Dopotutto, sei il fratello del capo. Tuo fratello è un uomo incredibile. Chi altro potrebbe abbattere due F-16 con un elicottero Hawk? In effetti. Il progetto Les Enfants Terribles non è stato un fallimento, dopotutto. È un uomo in grado di trasformare i sogni in realtà. Allora, è molto importante, ai fini della storia, tanto che verrà poi ripreso come discorso in futuro, il fatto che il nostro Liquid Snake si mette a dire: ma dovrei chiamarti forse fratellone? Questo è molto importante, ragazzi, ficcatevelo in testa, perché in teoria è uno spoiler dato da un senso di logica, ma vi posso confermare che Liquid Snake e Solid Snake... No, è un po' presto, devo andare un po' più avanti nella trama di Metal Gear Solid per poterne parlare. Ma tenete a mente questa frase, ok? Ora parliamo di altri colpi di scena. Sembra che abbia un compagno di cella. Sì, ma è lui. È il direttore della DARPA. Blah, che puzza. Allora. Dannazione, ho preso il raffreddore. Quella strega. Mi ha fregato i vestiti. Vedete quante differenze, quante unicità ci sono in Metal Gear Solid? Questa è una situazione completamente nuova, narrativamente incredibile, e con un personaggio che conosciamo, tra l'altro. Lui è la guardia che è stata denudata da Meryl. Ehi. Zitto, va dentro. Ragazzi, e non avete idea, credetemi, se non conoscete Metal Gear Solid non avete idea di quante scelte abbiamo adesso per provare a fuggire. Per esempio, sotto il letto, sotto il letto! Credevi di farmela, eh? È fantastico, ragazzi. È meraviglioso. Io trovo oltre l'incredibile il fatto che su PlayStation 1 Metal Gear Solid era già così originale. E probabilmente non avendo il vibratore, la vibrazione all'interno del controller non ci permetterà di fare una scelta narrativa. Adesso vi faccio vedere. L'hanno presa. Accidenti. Grazie. Snake, il governo ha deciso di non cedere alle loro richieste. Stiamo cercando di guadagnare tempo. Andiamo, colonnello. Perché non la finiamo di giocare? Mi spiace per Meryl, ma facciamola. Tra l'altro, vedete che è nudo nel codec, che ha petto nudo. Il Metal Gear è stato progettato per lanciare un nuovo tipo di testata nucleare, vero? L'ha sempre saputo, vero? Perché ha cercato di nasconderlo? Mi spiace. Non riesce a dire le verità spiacevoli. Lei è cambiato parecchio. Metal Gear, ricerca segreta su armi nucleari avanzate. Ne sa qualcosa la Casa Bianca? Quanto è estesa la faccenda? Per quanto ne so, fino a ieri il presidente non era stato informato del progetto Rex. Un segreto per pochi. È questa l'idea. Sono tempi difficili. Perfino le testate nucleari subcritiche stanno sollevando un bel polverone. Il vecchio concetto della negazione plausibile. Esatto. E domani è previsto che il presidente e la sua controparte russa firmino l'accordo START 3. Ah, è questo il motivo dell'ultimatum. Proprio così, Snake. Ed ecco perché non possiamo permettere che si sappia di questo attacco dei terroristi. Ma ancora non abbiamo ratificato lo START 2, né risolto il problema dei DMT. Ciò ha tutti a che discorsi fare con molto seri, molto importanti. Col ruolo dell'America di superpotenza Naomi egemone. Ci farebbe vibrare il controller a noi giocatori sulla spalla per farci sentire meglio. Per piacere, Snake. Dico sul serio, ci inviterebbe a farlo. È geniale. Sei l'unico che può farcela. In questo caso voglio la verità su questo nuovo tipo di arma nucleare. Te l'ho detto prima, non conosco alcun dettaglio. Non le credo. Se la situazione è così seria, perché non cedete alle loro richieste? Lasciamogli i resti di Big Boss. Vedi? O forse c'è qualche ragione per cui non potete farlo. Magari qualche ragione di cui non volete dirmi niente. In pubblico il presidente si è fortemente opposto agli esperimenti eugenici. Non vogliamo che si sappia dei soldati genetici. E questa sarebbe l'unica ragione? Vada al diavolo. Mi spiace. Il cadavere del direttore della DARPA è proprio qui, accanto a me. Poveretto. Ma c'è qualcosa di strano. Anche dall'odore. Sembra morto da giorni.
e tutto il suo sangue è stato succhiato via. Succhiato via? Forse per rallentare la decomposizione? Non ne ho idea. Ma il direttore è morto solo da qualche ora, giusto? Già, eppure ha già iniziato a decomporsi. Che cosa potrebbe esserci dietro? Parecchio. Forse cercavano qualcosa nel suo sangue. Ne dubito. Solo i nanoidi e il trasmettitore. Il direttore gli ha rivelato il suo codice di detonazione. Di Metal Gear Solid 4, ne parliamo quando giocheremo a Metal Gear Solid 4. Vi prometto che lo facciamo insieme se non ne parlate in chat. Pare che ci sia un sistema di emergenza capace di scavalcare il codice di detonazione. È una contromisura installata in segreto dall'Armstech. Bisogna sbloccarlo con 3 schede speciali. E dove sarebbero queste schede? Io ne ho una, ma non so dove siano le altre e per giunta sono chiuso qui dentro. Non abbiamo scelta. Lascia perdere le schede. La tua priorità numero uno adesso è distruggere il Metal Gear. Mi spiace scaricarti tutto quanto addosso, ma mi sei rimasto solo tu. Esci da lì in qualche modo e raggiungi la torre di comunicazione. Inoltre... Che cosa? So che ti chiedo molto. Meryl, giusto? Già. La salverò. Grazie. Ragazzi! Allora, no, sul serio, non riesco a giocare senza parlarvene. Vi rendete conto di questi dialoghi, anche pesanti, in qualche modo legati a una fantapolitica? È tutto così costruito per farti sentire la realisticità di questa missione, il rapporto dei personaggi. Snake, che come soldato obbedisce agli ordini, ma non gli viene detto praticamente un cazzo in quanto soldato, in quanto spia, non ha necessità, non ha il diritto di sapere alcune verità. E il fatto è che Metal Gear Solid è uno dei videogiochi con i più numerosi colpi di scena della storia della PlayStation 1. È una sequenza di colpi di scena. Ora abbiamo davanti a noi il direttore della DARPA morto, ucciso dalla Revolver Ocelot durante una tortura per sbaglio, il quale è morto da giorni, evidentemente, dissanguato tra l'altro, ma lo abbiamo visto morire davanti ai nostri occhi. Tra l'altro c'è un dialogo che già ci ha rivelato chi è quel personaggio, che cosa è successo attraverso un flashback di poco fa, perché non è nascosto, è tutto davanti ai nostri occhi. Alcune cose non lo sono però. Siamo il fratello del capo, siamo il fratello di Liquid Snake, gli ultimi figli di Big Boss. Che cazzo succede? È incredibile il tipo anche di varietà di gameplay che abbiamo qui. Possiamo scappare da questa cella in tantissimi modi diversi. E per... io ora sono emozionatissimo nel farvelo vivere. Poi se lo giochi la 100ª volta, sta parte ti sfracassa i coglioni. Ma perché è una cosa in cui non puoi far altro che aspettare? Ma ragazzi, è incredibile! Ok? È veramente importante. Come è importante Peace Walker, non dite minchiate. Peace Walker è un capitolo principale più importante di The Phantom Pain, per quanto mi riguarda. Molto più importante di The Phantom Pain. Mortacci sua, The Phantom Pain. Ok? The Phantom Pain è speciale e cruciale per capire solo una cosa e non fa parte del gameplay né di una cutscene. Quindi... Ne parliamo a tempo di... Vi prometto che monto una PlayStation 3, faccio un accrocco terribile, spacco tutta la mia scrivania e i miei strumenti di lavoro e vi porto in live Metal Gear Solid 4 in qualche modo. Ci vivremo l'intera saga, ma state attenti agli spoiler, ne parliamo, interagite con me, ok? È bellissimo leggervi, ma occhio, non rovinate l'esperienza a chi non conosce la Metal Gear saga, è troppo importante. È una cosa che va vissuta, step by step, e non sto scherzando. Acci! Tanto quanto è meraviglioso poter avere a che fare con una fuga. Che facciamo? Come facciamo a scappare? Cosa potremmo mai fare? Siamo a petto nudo, disequipaggiati, non abbiamo nulla. Siamo in una stanza chiusa, sigillata, con un cadavere putrefatto, con i vermi. È orribile, è orribile. Otacon, aiutaci tu! Otacon, stai bene? Sì, grazie alla mimetica ottica. Devo chiederti un favore. Mi serve il tuo aiuto. Mi domandavo quando me l'avresti chiesto. Che dovrei fare? Mi hanno catturato. Sono rinchiuso in questa cella. Quale cella? C'è una grossa macchina da tortura qui vicino. Ok, ho capito dov'è. Arrivo subito. Grazie. Avete visto? È un eroe. Con la mimetica ottica ci può salvare. Allora, un ragazzo ha detto una frase che non voglio che nessuno prenda in maniera autoritaria, ma che condivido. Ha detto, ragazzi... Per favore, lasciate gli spoiler a Mike. Dirò una cosa molto autorevole, un pochino... che sembrerà presuntuosa. Ma nei confronti di queste live, credetemi, io ho condiviso videogiochi e opere per tutta la vita. Una delle mie più grandi passioni, uno dei miei più grandi motivi per vivere, è condividere.
E lasciate che io sia poco modesto in questo. So come si fa. Quindi... È ora dello spettacolo. Ocelot ti vuole. Grazie, signore. Non vedo l'ora. Quindi sappiate che io so cosa dirvi, quando dirvelo, come dirvelo. Fidatevi di me. Fate attenzione fra di voi, ok? Godetevela, discutete, giocate, siate voi stessi, okay. Ma Ocho. Te lo dirò ancora una volta. Certe cose proprio Ocho. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se Ocelot. Vuoi arrenderti, premi il sto vent'anni avanti a te. Quando l'energia vitale scende a zero. Ho fatto 255 con Ifrit. Crediti, che tutto. Cazzo vuoi da me? 255 con Ifrit. Ho preso il massimo grado in European Extreme. Ho preso 500 targhette. E mi temevano con il nome di Shalashaska. Sì! Ricordatevelo. Questo è il passato di Ocelot. E non è assolutamente secondario. Per me non è tortura, è uno sport. Siete tutti un branco di sadici. Non confondermi con quei pazzi in uniforme. Eh no, lui no. Allora, vogliamo cominciare? Lui no, lui no. Oh, che bello vedervi dare le mie emote. Ah, okay, quanto mi siete mancati. Ocelot. Pensa che io mi sia stancato, signore? Ah, no, no, Shalashaska. Il suo nickname non le porta l'onore che merita, visto che non sento niente. Mi sento un po' il dottor Cox in Scrubs. Vuoi continuare a blablare, Ocelot? Ti è piaciuta questa, eh? Vuoi che continui? Yes, more, daddy. Stronger! Ripeto, non sento stanchezza! Veramente, ora guardare da un Yagaru. Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito. Ma se vuoi ti ci metto io, sono più bravo, eh? Guarda che mi fai rimanere full! Mi fai rimanere full! Non riesci a togliermi neanche un HP! Se vogliamo chiamarlo HP, ovviamente. Guardate! Quanto tempo avrei ancora per recuperare? Stai bene? Possiamo continuare? Fammi ancora male! Riesci a sopportarne ancora? Ah, santo cielo! Non sento nemmeno che sto premendo dei tasti. Vuoi continuare tutta la notte, Ocelot? Oh. Hai una bella resistenza. Beh, credo che per ora possa bastare. Noi viviamo in una triste era. Imperialismo, totalitarismo, perestroica. La Russia del XX secolo ha avuto i suoi problemi. Almeno era sorretta da una ideologia. La Russia di oggi non ha più niente. C'è una lotta tra la libertà e l'ordine. Con questo scontro si è generato un nuovo spirito nazionalistico. Il capo ha un amico intimo nel governo russo. Oh. Attualmente è a capo della Spetsnaz. Ha già accettato di comprare questa nuova arma nucleare. Tutto è collegato, tutto è costruito, tutto è ben scritto. Allora fate tutto questo per denaro. Quasi tutto. Io non voglio soldi. Voglio la rinascita della Russia. Per creare un nuovo, nobile ordine mondiale. Quanto c'è da dire? Quanto è... Qui siamo finalmente all'inizio del vero Metal Gear Solid a livello di narrativa. Si può discutere di 100 cose adesso. Cioè, già nel primo episodio abbiamo le basi di tutta la saga. Kojima è riuscito, ovviamente molti capitoli li ha scritti dopo questo primo capitolo, non è che era tutto preparato, ma è riuscito a collegare ogni cosa, è stato eccezionale, un vero maestro con alcune cose. Se ne può discutere in molti modi, ma... Ehi tu! Ma che cavolo fai? Ti do fastidio! Tutto a posto, Snake? Sì, nulla di nuovo da riferire. Snake, posso fare qualcosa per te? Sì, il braccio mi fa un male cane. Mi spiace, aumenterò il livello di analgesici nel tuo sangue. Alex 10,000, che cazzo dici? Mi fa sentire strano. Allora non stai troppo male dopo tutto.
Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Non hai famiglia. Questo... State buoni. Non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Morto. Retcon! Mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi. Non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa. Solo Snake e io sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora... Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. Almeno così ha detto. È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Certo. Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio! Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po' e che l'Alaska era il posto ideale. Snake... Beh, neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei e lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? È morto. Oh, mi spiace. Snake, non c'è una donna nella tua vita. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io, è difficile avere fiducia in qualcuno. Big Boss e Ocelot sono due entità molto più diverse di quello che... Mi consideri ancora un amico? Tutto qui? No, ce n'è stato un altro. Frank Jaeger. Che cosa? Il più fedele luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Ray Fox. Questo si doveva vedere in The Phantom Pain. Ho imparato davvero molto da lui. Ma insieme anche a Sniper Wolf e altre non cose. Non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. Questo è pazzesco. L'ho incontrato la prima volta sul campo di battaglia. Era tenuto prigioniero a Outer Haven, ma non mi sembrava un vero prigioniero. Era sempre così freddo e compassato. Io ero ancora inesperto e lui mi ha spiegato i trucchi del mestiere. Lo conoscevi bene? No, non abbiamo mai parlato della nostra vita privata. Era una specie di regola non scritta. E la volta successiva che ci siamo incontrati nel campo di battaglia, eravamo nemici. Ci siamo affrontati a mani nude in un campo minato. So che per molti può sembrare strano, ma eravamo semplicemente due soldati che facevano il loro lavoro. Uomini. È un po' come uno sport. Gli uomini e i loro giochini. Siete come animali selvatici. Hai ragione. Noi siamo precisamente animali. Se eravate amici, come spieghi il comportamento del ninja? Non so spiegarlo. Sono i vostri geni. Vi predispongono alla violenza. Ti piace proprio parlare di geni, eh? Naomi, come mai sei finita nella ricerca genetica? Perché non ho mai visto i miei genitori, né ho mai saputo che faccia avessero. Forse sono finita qui perché volevo capire le ragioni per cui sono come sono. E così ti sei messa a studiare il DNA? Sì. Ho pensato che se avessi studiato la mia struttura genetica, avrei scoperto chi sono davvero. Pensavo che analizzando le informazioni contenute nei geni di una persona avrei potuto dare un senso alle zone d'ombra nella sua memoria. Perché la memoria si trova nel DNA? Non ne siamo ancora sicuri, ma sappiamo che il destino genetico di una persona è stabilito unicamente dalla sequenza dei 4 nucleotidi del DNA. Allora tu sai tutto del mio destino, perché tu conosci perfettamente la mia sequenza DNA, giusto? Il tuo destino? Mi spiace. Mi spiace davvero. Non ne ho la minima idea. Certo che no. Sei una scienziata, non un'indovina. Allora, nel mentre voglio confermare a chiunque ne avesse dubbio che queste live
sono fatte anche per chi non ha mai sfiorato Metal Gear Solid in vita sua, e chiedo quindi a tutti di assecondare questa realtà, nonostante si possa comunicare fra appassionati senza in realtà dire nulla. Questo dialogo di Naomi Hunter è uno dei messaggi più importanti di tutto Metal Gear Solid, non come saga in generale comunque, ma sicuramente come capitolo. Sappiate questo: ogni capitolo di Metal Gear Solid ha un tema. Ha un tema importantissimo, cruciale all'interno del design della saga, ma anche del microcosmo di ogni capitolo, autoconclusivo che sia o meno. Quello di Metal Gear Solid sono i geni. E credo che sia ormai ovvio, ma verrà approfondito moltissimo. Quello di Metal Gear Solid 2, ed è l'unico che cito per ora, sono i meme. Sì, i meme, quelli che sono diventati qualcos'altro nel web, ma che nascono da un concept e da un'origine completamente diversa, per quanto siano stati poi strumentalizzati come comunicazione internettiana underground. Ma il meme è un'altra cosa. Vedrete, nel mondo serio, che cosa sono. Stavo leggendo un ragazzo che sta per cominciare The Phantom Pain come primo Metal Gear Solid. Io lo sconsiglio, ma è un ottimo videogioco, quindi anche se ne sa che... Quindi può funzionare, non ti rovina la saga. Cioè, se uno gioca Metal Gear Solid 4, è da prendere a sberle dalla mattina alla sera, fino a che non ne dimentica anche ogni singola cazzo iniziale, se lo usa come inizio della saga. Ma The Phantom Pain può funzionare. Allora, nonostante Metal Gear Solid deve essere come si comincia la saga. Oh! La mia pancia! Dannazione! Ma sei proprio tu allora? Abbassiamo il gioco e andiamo. Vedete, tutto animato fino in fondo. È andato in bagno. Otacon, stai arrivando? Otacon, salvaci! Ah! Guarda, guarda. Oh, mimetica ottica, eh? Ehi, sono qui! Dove? Sono io! Otacon! Wow, sono riuscito a catturarti! Presto, fammi uscire di qui! Lasciami! Mi fai male! Muoviti! È così che chiedi un favore a un amico? Lasciami! Gesù! Sembra una gabbia di un animale! È caufo! Guarda quell'uomo! Eia! È il direttore della DARPA! Se non ti sbrighi a tirarmi fuori di qui, presto me ne starò disteso accanto a lui! Bastardi! Questa serratura non si apre con le tessere di sicurezza. Serve una chiave come quella che ha il soldato. E allora che sei venuto a fare qui? Io pensavo che tu avessi fame. Se hai bisogno di cibo, te ne posso portare dell'altro più tardi. Ah, ho trovato questa tessera di sesto livello. Ti servirà per uscire dalla sala delle torture. Ecco, prendi anche questo. Che cos'è? È un fazzolettino. Me l'ha dato Sniper Wolf. Perché? Non lo so, ma è stata carina con me. Questa mi sembra la sindrome di Stoccolma. Ero io che mi prendevo cura dei cani qui. Quando sono arrivati i terroristi, volevano abbatterli tutti, ma Sniper Wolf li ha fermati. Mi ha persino permesso di nutrirli, quando gliel'ho chiesto. Se ama i cani, deve essere una brava persona. Non farle del male, per favore. Apri gli occhi, è stata lei a sparare a Meryl. Beh, questo è tutto quello che posso fare. Stanno per lanciare una bomba atomica, capisci? Li devo fermare. Allora dovrai andare oltre la torre di comunicazione. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. La guardia ha la chiave, devi farla fuori. Ehi, io non sono un soldato. Non posso fare fuori nessuno. Devi farlo. Mi ucciderà. Hmm.
Ci vediamo più tardi. Aspetta. Otacon, Hal, è ovviamente spaventato. Poi lui ha dei geni molto speciali, state tranquilli che è molto coraggioso. Molto coraggioso per... diciamo... da chi arriva. Comunque, se adesso non riuscissimo a scappare comunque, persino arriverebbe Grey Fox a salvarci. Ma abbiamo del ketchup. Prima però, ragazzi, ho saltato tantissime donazioni, siete stati meravigliosi. Walzer, Mitsunno, Scracco, Baristotele, The Mars, siete stati meravigliosi, grazie di cuore, anche per i messaggi che mi scrivete. Lo sapete che lo spirito dell'esperto 2, anzi non l'ho mai detto a nessuno ancora, comincia dopodomani. Sì, mi ci ho dato dentro. Quindi, ora, come dei bravi otaku, ci salveremo utilizzando il ketchup nel modo più classico e cliché dell'universo, perché Johnny è un coglione. ecco, chiamarlo Johnny è una battuta per chi conosce la saga. Queste cose potreste non coglierle, ma sono chicche sceme. Fidatevi di me per il resto. E per il resto è meraviglioso vedervi interagire, è meraviglioso vedervi commentare quello che state vedendo. Così come la non pensavo che ci fosse tutta questa gioia per l'esperto 2. Mi onorate. Anche perché mi ci ho messo particolare cura per renderlo un vero sequel dell'esperto 1. È meglio in tutto rispetto alla prima serie. Davvero. Comunque, pronti? Cazzo, mi state commuovendo. State buonini, devo concentrarmi nel gameplay o mi commuovo. Siete meravigliosi. Non vi leggo più. Datemi un momento, cazzo. Siete... ketchup. Oh, l'ho rotto sotto di me. Che capolavoro, cazzo. Metal Gear Solid 1 è quello che si definisce un vero capolavoro a livello inopinabile. Ma che diavolo? Ma che diavolo? Lo vedi? Sto male. Sto male. Ha! Fregato! E mo che fai, Johnny? Johnny? Come va? Tutto bene? Non sei caduto culo all'aria, però. Hai un po' di contegno, anche se probabilmente ti cagherai addosso adesso. Andiamo. Questo è essere veri soldati. Ora, preparatevi a davvero una gran chicca, ok? Questa è una bella chicca. È qualcosa... Allora, Metal Gear Solid è un titolo... è un videogioco molto breve, specialmente se si saltano i filmati. Nel New Game Plus vedrete quanto è breve davvero. Ma è denso. È veramente denso di chicche. Costanti. Ben pensate. Originali. Ben congegnate. Acute. Questo è il nostro equipaggiamento. Chissà se riusciamo a leggere. C'è scritto warning. Grazie Francesco. Snakes items. E se noi controlliamo il nostro equipaggiamento, cos'è questo? Sconosciuto. Timer. B. Bomb. Boom. Una bomba nel nostro equipaggiamento. Ci sei andato vicino, Snake. Ocelot, pagherai per questo. Oh, se la pagherai. Fantastico, Ocelot. Una trappola. Ora che hai di nuovo le tue cose, sarebbe meglio dargli un'occhiata. Se qualcosa non ti funziona in combattimento, potrebbe costarti caro. Chicche su chicche.
Ora che hai di nuovo le tue cose, sarebbe... Snake, presto, sali alla torre di comunicazione. Vedete quanta interattività c'è? Cioè, poter chiamare tutti in qualunque momento ti fa sentire... Era... La PlayStation 1 non era l'alba dei videogiochi, ma era la prima evoluzione 3D dei videogiochi in cui c'era una forma di interazione estetica e visiva più impattante per dei giocatori. Si sentivano all'interno di un mondo tridimensionale, qualcosa di più simile al nostro, quello in cui viviamo ogni giorno. Quindi poter chiamare dei personaggi in qualunque momento e parlare con loro ti dava un coinvolgimento pazzesco. Allora, hai capito cosa avevo in mente? Non posso credere che abbia davvero funzionato. Fantastico. Mei Ling, grazie dell'aiuto. Hai chiamato Snake? Sì, ho chiamato Mei Ling. Buona fortuna, Snake. Gne. Scusate, la prendo in giro, non dovrei, devo essere molto più serio. Ok. Perfetto. Siamo arrivati dove sappiamo bene, vi ricordate? È dove abbiamo incontrato il novellino, Meryl. La prima volta che abbiamo visto fluttuare nella nostra mente Mantis. Mantis, che era già in contatto psicocinetico, quindi chiaramente con la nostra cara soldatessa. Allora. Siamo arrivati veramente avanti nella storia. Abbiamo la tessera di livello 6 e l'ultima tessera del gioco è quella di livello 7. Ah, giusto! È vero, Emanuele. Grazie di cuore. È vero, posso già andare all'armeria. Posso già andare all'armeria. Touché. È vero, armeria. Ready, steady, go, subito. Approfittiamone. Sì, sì, è il momento, è il momento. Perché io sono una brava persona. Un ottimo soldato. Una bestia. Wow, 1800 persone. Per me è molto importante, nonostante ci siano momenti di giustissima ilarità, farvi capire il livello di serietà e di eccezionalità di questo progetto. Dai, Guido. Grazie di cuore, è un dono gigantesco. Ti seguo da anni e questo piccolo contributo è per esprimerti la mia gratitudine per quello che fai. La gratitudine è mia. Per me è un dono potervi condividere questo e avere un pubblico così numeroso mi fa veramente immaginare di stare tutti insieme. Le live per me hanno un fattore speciale assolutamente unico. Grazie anche a te, Giuseppe. Io vi prometto che sarò molto più sereno e molto più sicuro di quello che faccio quando avrò una cazzo di linea decente, perché mi dà veramente fastidio la mia situazione. E non parlo di quella fiscale con le tasse che si pagano in partita IVA quando sei onesto in questo paese e non trovi nessuna strada furbesca, ma quello è un altro discorso. Dove diavile sono i miei C4? Non ho C4, andiamo a recuperarli. Mannaggia. Mike, come spieghi Big Boss a chi sta seguendo Metal Gear Solid per la prima volta con te? Non lo spiego. È stato appena nominato. È un soldato
importantissimo della storia americana, del quale si sa ancora pochissimo, appena nominato, di cui noi siamo presunti figli. Fine, non c'è assolutamente niente da sapere. C'è ancora ben altro di cui parlare, ragazzi. Di Big Boss ci sarà tempo, modo e occasione. Dove erano i C4? Eccoli qua. Perfetto. Andiamo. Sì, c'è anche il briefing a inizio gioco in cui ti viene scritto chi è. Oh, oh, cazzo, non devo guardare la chat sempre. No, i due capitoli per MSX non sono affatto fondamentali per vivere la Metal Gear Saga. Sono una cosa molto bella da recuperare una volta che sei appassionato, ma sono tutt'altro che cruciali, veramente. Ve lo dico con il cuore del completista, assolutamente. È ovvio che possono essere interessanti da vivere al 100%, ma no, assolutamente. Ecco qua la stanza che era accessibile fin dall'inizio del gioco, ma che ha una porta di livello 4 e una di livello 6. Tra l'altro con due telecamere che possiamo anche assolutamente neutralizzare. Guardate un po'. Stun Grenade per 3. Chaff Grenade per 3. Tra l'altro ne lanciamo un'altra. V2J. Stanze rarissime che molti neanche arrivano a controllare. Oh. Cosa abbiamo qui? Una camera. Abbiamo trovato una fotocamera per fotografare tutto quello che vuoi. Questo, ragazzi, questa è una vera macchina fotografica. È possibile fare fotografie alla mappa di gioco, ai boss, ai personaggi, a quello che vogliamo. È eccezionale e si possono salvare. Credetemi, io credo di avere... E non so se riuscirò a salvarle un giorno, a tirarle fuori da quel salvataggio, ma se ci riuscirò, e lo farò un giorno, magari potrei fare persino un video se riesco a esagerare, a essere così scemo da dedicarci quel tempo. Credo di avere delle foto di Metal Gear Solid 2 eccezionali. Ci dedicai mesi di vita a fare le migliori foto possibili in quel videogioco e credetemi, effettivamente, quando ho visto i concorsi che fecero all'epoca, io avrei potuto contestare alcuni dei podi. Cioè, io sono sempre tremendamente autocritico e molto umile. Le foto che ho fatto in Metal Gear Solid 2 da ragazzino erano veramente cazzute. Erano veramente cazzute, perché le ho fatte anche agli European Extreme, in cui i boss hanno attacchi unici e fanno delle scene pazzesche. Cioè, sono veramente delle belle fotografie. Sono veramente belle, belle, belle. Alcune sono eccezionali, perché erano fotogrammi. Morivo, ovviamente. Perdevo la partita pur di fare la fotografia perfetta. È qualcosa di cui sono eternamente fiero e orgoglioso. È una cosa bellissima quella che feci. Sono veramente contento. Quelle fotografie spaccano il culo. Spaccano il culo alla community mondiale. Non che sono superiore. Sono a livello. Ed è pazzesco essere a livello dei migliori in questo. Ma perché nessuno ci dedicava tanto tempo. Era una feature scema. Era una feature extra. Era un giochino. Ma io ci dedicai mesi di vita. Tanto perché io ho preso tutte 500 le targhette. Cioè, ragazzi, con la Metal Gear Saga mi ci sono chiuso come un animale nella mia crescita, come una bestia. E quindi sono veramente arrivato ai top percent di maniacalità, capite? Cioè, facevo le speedrun, facevo le cose... Quando le speedrun per me non esistevano, erano speedrun che facevo assolutamente da solo, senza internet, quindi senza confronti, senza community.
Io mi ricordo che sconfiggevo Olga in 27 secondi, o 27 o 34 secondi, comunque sotto i 40 secondi sicuramente. E tutte le boss, arrivavo alla boss finale in più o meno 6 minuti, cioè ero una macchina. Nel 3 non ho fatto niente di questo. Nel 3 non ho fatto niente di particolare, anzi ho fatto sempre abbastanza cagare nel 3. Nonostante sia il più bel Metal Gear Solid come videogioco nel complesso. Però, porcaccia la miseria, in Metal Gear Solid 2 ero un animale, una bestia, un maestro. Non lo sono più. Lo sono stato. Sì, ero un coreano dei Metal Gear Solid 2. Cioè, ero veramente... vi giuro, ragazzi, da ragazzino con Metal Gear Solid 2 ero un cristo di mostro. Ero un mostro. Cos'è sta storia del fantasma? Non ho letto i commenti, ma ve lo dico io. Con la macchina fotografica è possibile trovare dei fantasmi nelle fotografie, che sono gli sviluppatori in Metal Gear Solid 1. Chicche fantastiche, ragazzi. Chicche fantastiche. Ma anche nel 4. Guardate, ragazzi. Poi adesso, se dovessi giocare a Metal Gear Solid 2, sarei una gran pippa. Non sarei mai più al livello che ero un tempo, mai più. Ma un tempo lo ero. Ok. Sembrava qualcuno. Sì, è vero, nel lato sinistro non prendi il Claymore. Hai ragione. Eh? Oh! Vabbè, queste sono le cose che fai quando giochi tanto. Eh? Cos'è successo? Niente. Solo qualcuno mi ha fatto una presa, ma non succede nulla. Ah no, devo andare al B2. Giusto. No, le Kerotan sono una cosa che mi ha fatto sempre cagare da morire. Esagerate. Alcune erano veramente sciocche. Proprio me. Ora sto giocando un po' più da esperto, sto correndo, usando gli oggetti, vabbè. Sti cazzi, tanto. Come sono volgare. Grazie, Anonymous. Questa è quella del livello 6, yes, questa. E guardate un po'. Oggetto raro che molti si dimenticano di prendere. Un oggetto preziosissimo, se si vuole essere completisti. La Body Armor. Giubbotto antiproiettile, riduce i danni da impatto. Buonanotte a chi va, ma la live è comunque finita. Mi tocca chiudere alle 23 di questo periodo, ragazzi. Sa da continuare a produrre. O anche a volte riposarsi, perché comunque in teoria sono un po' sciocco a lavorare dopo certe ore. Stasera forse mi sa che mi riposo. Stacco un po'. E adesso io a memoria non riuscirei più a fare una run perfetta di Metal Gear Solid 1, 2. No, alcune targhette da triggerare in certi modi, da innescare in certi modi, me ne dimenticherei. Sì, domani partiranno le anteprime per tutti i Patreon, però. Non riesco a pubblicizzare queste cose, l'ho citato, ma... È una cosa che voglio fare una volta fatta bene, finita l'Anima Oscura 2, pubblicizzerò il Patreon come si deve. Vedete qui, Kojima, Konami, eccetera, hanno cercato di tagliare un po' i tempi morti, mettendo porte di livello 6 in quelle aree, permettendoti di scoprire piccoli segreti, per esempio abbiamo il fazzoletto di Sniper Wolf, il fazzoletto di Sniper Wolf con il suo profumo. Quindi abbiamo la chicchetta che possiamo effettivamente avere una scena bellissima, ossia... Oh.
Guardateli, bellissimi. Ah, fantastico. Ne ho sentito parlare, Davide, ma non ho approfondito perché sto chiuso a produrre Anima Oscuro 2 e Spirito dell'Esperto. E del GDR, domani registro il GDR. Larkin, grazie di cuore. Tranquillo, non farò mai spoiler delicati della saga. So benissimo cosa dire e quando dirlo. Ora preparatevi. Perché Snake torna qui dopo un po' di tempo. Ricordatevi che narrativamente passa un po' più di tempo, passeranno delle ore. Questo ricordo è pesante. La guerra è orrenda. Non c'è niente di bello nella guerra. Snake, per favore, salvati. Continua a vivere e a credere nelle persone. E non dimenticarmi. Snake, per quanto riguarda Meryl... Colonnello... Mi spiace. Ascoltami. Io non sono stato capace di proteggerla. Snake, Meryl è un soldato. Sa perfettamente che la prigionia è un rischio della guerra. Ha accettato di sua spontanea volontà. Sono sicuro che era pronta a tutto ciò. No, non è vero. Meryl pensava che avrebbe dovuto diventare un soldato, che era l'unica cosa da fare. Aveva detto che così si sarebbe sentita più vicina a suo padre morto. Ha detto così? Non era pronta per combattere, veramente. Non avrei dovuto spingerla tanto. È colpa mia. Tutto questo non è da te, Snake. Lei, Master, che succede? Mi dispiace di aver origliato, ma non posso più ascoltare senza dire niente. Master. Snake, se vuoi aver rimpianti, puoi farlo. È naturale. Ma non puoi continuare a torturarti per qualcosa che è successo nel passato. È una strada che conduce alla pazzia, credimi. Ha ragione, non devi buttarti giù così. Non sarebbe degno di una leggenda come te. Sono certa che Meryl sa benissimo. Mei Ling. Snake, dimentica Meryl e pensa a fermare Liquid. È anche ciò che Meryl avrebbe voluto fare. Giusto, Meryl avrebbe detto proprio così. Snake. Sì? Meryl è piuttosto importante per te, vero? Sì, è importante. Non ci sono molte donne come lei in giro. Ah, non è ciò che intendevo. È la nipote del colonnello, ed è un soldato. E questo sarebbe tutto? Su, dai. Oh, sembra un interrogatorio della polizia. No, no, stavo solo... Suppongo che sia una questione di geni. Geni? Di che cosa sta parlando, colonnello? Vaffanculo, Campbell! No, stavo solo ripensando al nonno di Naomi. Ci ha raccontato che il nonno aveva fatto carriera ed era diventato assistente segretario dell'FBI ai tempi di Edgar Hoover. È vero? Sì, sì. Era giapponese ed è riuscito a diventare un agente segreto speciale nella lotta contro la mafia. Quando è stato? Oh, è intorno agli anni 50, mi pare. E dove? New York, credo. Eh? Naomi? Pensavo che tu non avessi famiglia. Ho fatto qualche ricerca dopo essere diventata adulta. Mio nonno era già morto quando seppi di lui. Mamma mia. Non sono mai riuscita a vederlo. Oh. Snake, buona fortuna. Attento a te, Snake. Credibilissima, comunque. Allora. Intanto... White Woolsey mi scrive: sei l'amico e il fratello che ho sempre desiderato di avere, con cui parlare di quelle emozioni che danno questi capolavori, eccetera. Un dono fantastico, specialmente nelle parole, perché può sembrare una cosa forte,
ma empatizzate, cioè è una cosa pazzesca e meravigliosa. Allora, dunque, ci siamo. Progetta la tua strategia secondo la posizione del nemico. Prova a pensare come il comandante avversario. Se riesci a entrare nella testa del tuo nemico, ti si apriranno molte porte. Beh, la testa del mio nemico, se gli fai una presa... Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Hai chiamato Snake? Sì, voglio salvare la partita legit. In Cina si dice... La fretta procura il successo di pochi, la disgrazia di molti. Snake, avanza se sei al sicuro, ma arretra se c'è un pericolo. Devi sempre avere il polso della situazione. Ragazzi, questo è perfetto. Abbiamo finalmente avuto il primo detto cinese, proverbio cinese, da Mei Ling. E ce ne inonderà lo scroto. Centinaia di volte, da ora in poi, quando salveremo la partita. Per quanto in live mi è molto difficile fare le chiusure, direi di salutarci nella maniera più celere e sintetica possibile, perché è perfetto così. Abbiamo parlato di molte cose, siete stati meravigliosi, buon riposo e decisamente alla prossima. Ma, prima che voi mi salutiate, vi faccio un annuncio. Vi faccio un annuncio importante. Per questa volta, non so quando si ripeterà ancora, ho deciso di cominciare, credo, non so quante volte sarà necessario, forse due o tre volte massimo, delle live il venerdì. Ok? Quindi venerdì prossimo, quindi dopodomani, sarò in live e... saranno live, specialmente la prima, molto importante. Perché ho deciso di giocare con voi in totale blind run The Last Day of June, che è un videogioco italiano su PlayStation 4 e PC, meravigliosamente nostrano, pieno di licenza poetica e artistica di questi appassionati e persone che hanno lavorato nel settore per tantissimi anni. Non lo conosco, ho solo visto una veloce demo all'E3 scorso. Quindi giocheremo The Last Day of June in diretta, ma la prima serata, quindi quella che sarà dopodomani, rimuoverò le donazioni dalla live e metterò un link per donare alla, l'avrete sentito probabilmente, alla famiglia di quel collega della mia partnership di Tom's Hardware che ha perso il figlio a causa dell'attacco terroristico recente. Quindi, piuttosto che fare il giro di Peppe, prendere le donazioni e mandarle alla famiglia, vi darò direttamente il link per donare a loro direttamente, ok? Penso che potrei effettivamente farlo e decidere di farlo non soltanto venerdì prossimo, ma per tutto il gameplay della Day of June, ok? Quindi facciamo questa cosa, durante The Last Day of June, quante live saranno necessarie non lo so, due o tre penso, non dovrebbe essere molto lungo, farò questo. Non ci saranno quindi, non saprò quanto donerete alla famiglia, solo che nel link delle donazioni, perché non ci sarà una forma pubblicitaria di mi avete donato Y, adesso vi faccio vedere che lo mando a Y. È una cosa che sostituisce, ci sarà proprio scritto, quindi a voi, ok? Allora, non l'ho mai conosciuto, però sapete com'è. Quando qualcosa è anche solo lontanamente vicino la senti in maniera particolare, è pesante, è molto pesante. Ebbene, alleggeriamo la situazione, pensando che ci faremo veramente le seghe a quattro mani quando avrò la fibra ottica. Quattro mani non basteranno. Alla prossima. Grazie di cuore. Buonanotte. Tutto andrà comunque su YouTube. Alla prossima, ragazzi. Vi adoro. Siete stati meravigliosi. Meravigliosi. Ci sono, continua.
amico, stavolta. Ce ne saranno un bel po'.